stato un altro terremoto all'ANM, Grasso si è dimesso, è stato eletto, nominato Poniz. Secondo lei questo cambio al vertice può aiutare? Guardi, c'è una situazione davvero inquietante. Anche leggendo stamattina alcuni articoli di giornale ed editoriali di fondo, sta venendo fuori quel sistema che ho visto con i miei occhi e ho subito sulla mia pelle, professionale e proprio sulla pelle, sul corpo. Spiace vedere che anche i nomi sono spesso gli stessi, quindi vuol dire che in 10 anni non si è fatto nulla. È un po' triste vedere che si aspettano le intercettazioni telefoniche, le denunce, per far vedere che in qualche modo c'è una scossa. Mi sembra che stiamo ancora allo sciroppo per curare la broncopolmonite, ma non lo dico da sindaco e da cittadino, guardate, perché là potremmo parlare all'infinito. Mi spiace per i tanti magistrati autonomi, indipendenti, onesti e coraggiosi che fanno un lavoro enorme e che non meritano questo sistema. Però siccome questo sistema c'è, a questo sistema bisogna ribellarsi, all'interno delle istituzioni e fuori le istituzioni. Non so, oggi leggevo per esempio anche di questa conversazione, non so se sia vera, tra il procuratore generale della Cassazione, Luca Palamara. Che vi devo dire? Luca Palamara era presidente dell'ANM quando mi cacciarono da Catanzaro e lasciarono i corrotti, e lui si schierò tranquillamente con quel golpe giudiziario eversivo che fu messo in atto. E Riccardo Fuzzo era sostituto procuratore generale a cui i magistrati di Salerno consegnarono tutta l'informativa sulle inchieste di Luigi De Magistris e su quello che io stavo subendo, di chi era l'onesto e chi erano i corrotti, e vedete come è andata a finire. Quindi io che cosa devo credere? Che questo sistema adesso farà vedere che si fa il procedimento disciplinare tra di loro? Io mi schiero dalla parte della magistratura autonoma, onesta, indipendente e coraggiosa, che avrà sempre Luigi De Magistris al suo fianco, ma sono stato e sarò sempre il primo, con coraggio e con forza, a denunciare che all'interno delle istituzioni vi sono atteggiamenti eversivi da parte di persone che attraverso la copertura della legalità formale agiscono come agiva la P2 nel 1982, esattamente allo stesso modo.